Presidente Casoria, insieme al GAL e alla rete Terre Ospitali, il percorso per conoscere le bontà del nostro territorio continua e arriva oggi all'ultimo con Sorsi di Ottobre. Sì, Sorsi di Ottobre è l'evento conclusivo di questo progetto che voglio ricordare si chiama Terre Ospitale. Grazie alle attività previste nel progetto, questo evento ha mosso i passi tra Lucera, Troia e oggi Deliceto. Siamo nello stupendo castello di Deliceto, questo fortilizio che è veramente bello da visitare e da vedere. Oggi abbiamo avuto la consacrazione del lavoro che è stato fatto in tutti questi mesi. La rete Terre Ospitale, che voglio ricordare, è una rete che si è costituita tra operatori della ristorazione, ben 40 operatori, con la partecipazione delle Pro Loco, vede un momento conclusivo entusiasmante. Si fa rete, ci si mette assieme. Si offre un prodotto, oggi c'erano qui tantissimi giornalisti venuti da ogni parte, non solo della Puglia ma dell'Italia, per fare in modo che questo territorio, impegnato sempre di più in un processo identitario, possa essere definitivamente consacrato alla visitazione dei turisti. Oggi già molti flussi che vengono nei nostri comuni, che vedo che stanno sempre di più aumentando, e tutto quello che dicevamo negli anni passati, quando abbiamo lavorato a luci spente, perché ci prendevano un po' per pazzi nel voler fare di questo territorio, dei Monti Gauni, territorio del turismo da scoprire, oggi i risultati stanno arrivando. Un nuovo modello di vivere il territorio, un nuovo modello di declinare anche la propria esistenza rispetto ai temi della qualità della vita, della ristorazione, del vissuto. Dicevo prima nell'intervento, coesione sociale, appartenenza ad un territorio che ti chiama fortemente, perché ognuno di noi sente questo richiamo. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che stanno lavorando, quindi la rete di Terre Ospitale, le Pro Loco, ma voglio dire un po' tutti quanti, le reti come le vostre che ci stanno dando un grande aiuto. Oggi Monti Gauni, posso dire, non è più la Puglia da scoprire, ma è la Puglia che è stata scoperta. Chi partecipa sia al GAL sia a rete di Terre Ospitali è comunque una persona che sente un forte attaccamento viscerale alla propria terra. Sì, oggi voglio dire, anche dagli interventi dei relatori questo attaccamento, questa passione è venuta fuori. Abbiamo sentito i giovani che hanno promosso questo progetto virtuale di visitazione del castello di Deliceto e hanno detto: noi abbiamo deciso di non andare via, abbiamo deciso di rimanere qui. È musica per le mie orecchie. Vuol dire che il messaggio sta passando, la possibilità per tanti giovani che hanno utilizzato progetti come Bollenti Spiriti o come altri finanziati dalla Regione Puglia, che continuano in questa programmazione. Quindi io vedo veramente un grande momento per la consacrazione definitiva di questo territorio. Dicevo nel mio intervento, questo territorio è un po' come quegli attori belli e maledetti. Siamo un territorio bello perché Madre Natura ha deciso così, maledetto perché l'incuria di chi nelle istituzioni doveva fare in modo che questo territorio fosse messo in sicurezza ci ha un po' penalizzato. Per noi siamo credenti e ci auguriamo che quello che non è stato fatto nel passato possa essere fatto oggi, messo in sicurezza del territorio, una viabilità degna di questo nome, al resto pensiamo noi. Michele De Palma, presidente della neonata associazione Terre Ospitali, oggi a Deliceto per Sorsi di Ottobre. Sì, oggi siamo qui presenti come associazione Terre Ospitali per promuovere, chiamata Sorsi di Terre Ospitali nei Monti Gauni, per far conoscere dei tour operator i nostri posti. Vai. Questo significa comunque
ancora una volta promuovere non solo quelle che sono le bontà dei nostri territori, ma soprattutto i luoghi. Ovviamente ci troviamo in una dimora storica nel castello di Deliceto. Abbiamo fatto un percorso in questi 3 giorni con Detturo Peretolo, fatto un percorso enogastronomico facendo conoscere i posti, i luoghi turistici, questi paesi medievali dove ci sta una tradizione alle nostre spalle, un'educazione in particolare che non si trova da nessun'altra parte, possiamo dire, nel mondo. Noi abbiamo un'educazione, una tradizione, un mangiare culinario che non ha nessuno. E stiamo valutando, facendole conoscere Tour Operator, in modo da poter vendere queste zone, da farci conoscere nel mondo. Prossimi eventi promossi da Terre Ospitali? Saranno delle sorprese, verranno segnalate, ma saranno delle sorprese e abbiamo tanto da fare. Mariano Laudisi, vice sindaco di Deliceto, che ha ospitato per Sorsi d'Ottobre. Sì, noi siamo stati lieti di ospitare questa manifestazione quest'oggi nel nostro splendido castello di Deliceto. È stato un onore ricevere tanti ospiti, tour operator, il presidente del GAL Meridaunia, appunto per gettare le basi di una proposta progettuale che vede come soggetto una rete. Noi come amministrazione comunale stiamo cercando ovviamente di mettere in moto tutte quelle che sono le nostre potenzialità, a partire ovviamente da quelle che sono le infrastrutture. Questo castello da subito a breve ritornerà a essere fruibile finalmente per la popolazione di Deliceto, ma anche per tutti i turisti che vogliono visitarlo, così come stiamo mettendo su diversi contenitori culturali. Sono in embrione tante idee, anche in collaborazione con l'Università di Foggia, anche per dare un più ampio respiro a quelle che sono le nostre potenzialità. Oggi abbiamo sentito tanti spunti da cui partire. Deliceto sicuramente risponde presente, perché Deliceto è sicuramente una società e una comunità molto attiva dal punto di vista associativo e anche dal punto di vista industriale, quindi abbiamo tutte le carte in regola per partire e per rispondere presente a questo progetto di una grossa rete comune. E il vino farà da filo conduttore anche per una prossima manifestazione enoica che si terrà il 17 ottobre. Allora sì, domani noi 17 ottobre avremo questa quinta edizione di Enoica. Questo appunto conferma ciò che le stavo dicendo prima, cioè che Deliceto è attivissima dal punto di vista culturale, dal punto di vista associativo. Questa Enoica, come anche altre, sono grandi manifestazioni di punta che raccolgono un certo numero di visitatori. Quindi noi l'appello che lanciamo, ne approfittiamo, è quello di venire a visitare il nostro paese, soprattutto durante queste manifestazioni di punta. Ciò che è emerso durante la conferenza è soprattutto l'importanza di fare rete. Sì, come dicevo prima, oramai la rete è un qualcosa di essenziale. Io leggevo in questi giorni sulle pagine della Gazzetta note non positive circa i Monti Dauni, però io credo che bisogna partire anche da questi momenti di criticità. Se oggi una politica solo campanilistica non serve più, è importante ripartire da una rete comune, perché noi, come diceva giustamente il presidente del GAL Meridaunia, abbiamo un'identità che nessuno può toglierci, e questa identità è il minimo comune multiplo che accomuna tutti i nostri centri. Quindi ben vengano queste reti dove si mette in comune le proprie peculiarità e i propri punti di forza. Cristiano Moscaritolo, nel 2014 è nata un'associazione, Ericul Digituls. Di cosa si tratta? Allora, Ericul Digituls è un'associazione nata grazie al finanziamento di Bollenti Spiriti e Principi Attivi. È un'associazione che si occupa di comunicazione dei beni culturali a livello tecnologico. Grazie al finanziamento della Regione Puglia abbiamo sviluppato un'app per tablet e smartphone che racconta in particolar modo il castello di Deliceto. Sostanzialmente è un ebook narrante che racconta appunto la storia di chi ha vissuto il castello e cerca di comunicare a chi, come dire, non ha la possibilità di accedervi tramite queste tecnologie il racconto storico e quindi tecnologico di questo castello. Tu sei un archeologo che ha deciso di non lasciare il proprio territorio, quindi di investire il suo futuro qui.
Sì, diciamo che è stata una scelta voluta e in parte obbligata, voluta perché noi ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto, veniamo comunque da un percorso di studi fatto a Foggia, siamo in tre a comporre questa associazione e negli anni abbiamo sempre lavorato nell'ambito dei beni culturali e in particolar modo nelle nuove tecnologie e quindi abbiamo deciso di investire sul nostro territorio, sulle potenzialità che dà il nostro territorio e Bollenti Spiriti per noi è stata una piccola possibilità, speriamo di poter avere altre chance perché noi abbiamo voglia di rimanere e farlo in modo concreto e lavorando sul nostro territorio. Professor Piemontese, i Monti Dauni possono essere definiti un museo a cielo aperto? Sì, sicuramente. E senza immaginare al museo come qualcosa di chiuso, di statico, di stantio, anzi è un museo a cielo aperto proprio perché è vissuto dagli uomini e dalle donne che ci hanno portato ad oggi dei paesi incantevoli come Deliceto, Sant'Agata di Puglia, Bovino, insomma non vorrei fare torto a nessuno, ma i paesi dei Monti della Daunia hanno una loro architettura particolare che si è conformata all'orografia del terreno e ci dà veramente parecchi capolavori, sia di architettura civile che militare, pensiamo a questo castello, pensiamo agli altri castelli dei paesi dei Monti Dauni. Quindi un museo che sicuramente è fruibile e deve essere fruibile ancora di più anche da quanti non vivono in provincia di Foggia e in Puglia. Dobbiamo immaginare al resto dell'Italia e anche a un flusso di turismo che venga dall'estero. Riprendiamo un pochettino l'idea del Grand Tour, solo che il Grand Tour è quello che ha dato origine al turismo moderno e noi immaginiamo che oltre ai cittadini pugliesi e italiani possano fruire di questi paesi, dei Monti Dauni, di quello che offrono da un punto di vista della storia artistica, architettonica, ma anche della tradizione materiale, per cui si parla di vino, di olio, dei prodotti di questa terra. È importante questa iniziativa come l'azione che compiono in sinergia i comuni dei Monti Dauni. Lei oggi ha preparato due itinerari, uno riferibile ai monumenti dedicati ai caduti di guerra e uno dedicato alle fontane. Sì, quello della scultura del Novecento è possibile anche scoprire in piccoli paesi come Celle di San Vito piuttosto che Monteleone di Puglia, scoprire capolavori dell'arte del Novecento, della scultura e diciamo questo è quello che ci hanno lasciato appunto gli artisti di questo periodo quando hanno realizzato monumenti e lapidi ai caduti della Prima Guerra Mondiale, per cui un itinerario possibile, anche questo, cioè una riscoperta di elementi che esistono nel tessuto urbano, che però spesso chi vive in questi luoghi ci sia un po' abituati alla presenza, non ci si sofferma, invece si tratta di artisti di livello nazionale che hanno agito nei vari paesi dei Monti Dauni, sia provenienti da Venezia piuttosto che da Milano, Roma, Napoli, ma anche pugliesi, da Foggia, da Bari, hanno lasciato degli ottimi capolavori, sia scultura in bronzo che in marmo nei nostri centri. Questo è un itinerario appunto che viaggia insieme anche al centenario della Prima Guerra Mondiale. L'altro itinerario è quello dell'acqua. L'acqua è un paese, diciamo, è un elemento che è molto importante per questi territori perché chiaramente con l'acqua si irriga, ma ci sono anche le acque potabili, per cui abbiamo fontane pubbliche che originano a metà Settecento, penso a Roseto Valfortore, però ci sono fontane ad Alberona, Biccari, Deliceto. Noi abbiamo questo territorio che si presenta con questa risorsa idrica in pregevoli fontane monumentali che poi avevano funzioni doppie, sia di approvvigionamento idrico che di lavatoio pubblico, per cui riscoprire anche questi elementi della tradizione popolare esistenti all'interno di questi borghi, cioè il lavatoio pubblico.
Maria Chiara Castriota è un'esperta di trekking, ovvero una forma di turismo innovativa, ovvero frequentare i posti semplicemente camminando. Sì, mi occupo di cammini a piedi e ultimamente sta riprendendo piede, si sta parlando tanto della via Francigena nel sud. Noi ne abbiamo diverse strade che attraversano proprio i Monti Dauni e vanno verso Lucera, poi verso Monte Sant'Angelo. E noi vediamo, lo dicevo anche prima, la spicciolata pellegrini che vengono, camminano e vanno via. Forse non li guardiamo nemmeno con la dovuta attenzione. Poi ci sono i gruppi che anche vengono in bicicletta, a cavallo o anche a piedi. Bisognerebbe intercettare queste persone o quantomeno darle poi le giuste indicazioni per proseguire il cammino a piedi, perché non manca ancora una segnaletica unitaria. In Toscana la via Francigena è conosciutissima, sponsorizzatissima, dalle nostre parti sta adesso prendendo piede. Se un po' tutti insieme ci mettessimo un attimo a tavolino parlandone, si riuscirebbe a fare una grossa opportunità per intercettare questi camminatori. Fare trekking significa comunque accorgersi di tante piccolezze che magari venendo in macchina o comunque con i mezzi magari passano in sordina. Sì, innanzitutto il paesaggio e poi i profumi della terra che vanno dal calpestare la rucola selvatica o l'origano o il timo e via dicendo. I colori, perché passando con la macchina sì, si vedono ma velocemente, o anche il profumo soltanto dell'aria, l'aria calda, l'aria umida e via dicendo. Sì, sono quelle piccole cose che ti rendono tutto molto più bello. Potete applaudire adesso.